di Joe Mac che avevamo a Ninja, c'è poco da dire in realtà. Ma prima di iniziare, vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e seguirci sui nostri canali social, Facebook e Telegram, dal nome per l'appunto di La Tana dei Nerd, e di lasciare un commento, cosa molto gradita dal sottoscritto, poiché mi aiuta a instaurare un rapporto più diretto con ognuno di voi e a coronare, tra virgolette, il mio sogno riguardo questo canale YouTube. Ma ora basta con i salamelecchi e torniamo a noi. Joe Mac Grave Maninja è un titolo arcade platform del 1991 pubblicato dalla Data East, successivamente riadattato per Super Nintendo, Sega Mega Drive, Nintendo Entertainment System, Game Boy, Amiga e PC. Esiste anche un bootleg italiano dal nome di Stone Age. Nel videogioco impersoneremo per l'appunto uno dei due cavernicoli protagonisti, rispettivamente Joe da capelli verdi e Mac da capelli blu, che dovranno semplicemente salvare alcune donne rapite da un gruppo di cavernicoli rivali. Una particolarità del gioco è che, sconfitto l'ultimo boss nella versione arcade, in tutto sono 10, il giocatore può scegliere fra tre diversi percorsi alla fine dello schermo, ognuno dei quali conduce ad un finale diverso, ma sempre caratterizzato dall'umorismo e demenzialità che hanno consentito a tutti noi di ricordare questo titolo anche dopo tantissimi anni. Due dei tre finali sono molto demenziali, anche se ad oggi potrebbero far storcere il naso a più di qualcuno. Tuttavia non voglio spoilerarveli, ma potete trovarli facilmente anche su YouTube. Piccola nota, nel dicembre 2017 uscì Caveman Warriors, videogioco che si rifà molto a Joe Mac Caveman Ninja e che anzi ne riporta i due protagonisti leggermente rivisitati e invecchiati. Ora passiamo a inserire la monetina e iniziamo a giocare, ma senza prima augurarvi un buon gioco! Thank you.
Thank you.